A me piace pensare che l'amore sia un io con un tu, cioè che l'amore sia noi. L'idea è che le nostre menti funzionano solo se siamo in due, cioè che noi, la nostra sintonizzazione passa attraverso l'altro e noi, come ha detto qualcuno di voi a tratti, no? Cioè per conoscere me stesso devo rispecchiarmi anche nell'altro. E devo però riconoscere ciò che sono io, ciò che l'altro, e rispettarlo. E questo, secondo me, non è tanto l'amore. Cioè, le parole che abbiamo utilizzato non sono tanto l'amore, ma sono parole buone per chiederci se lo stiamo cercando davvero, nella nostra vita fuori da questa stanza e nella nostra vita conviviale con condirsi, che mi sembra un grande gesto di amore, ma grande, grande, sul serio. Quindi chiederei con 10 parole di condividere quello che è successo stasera, cioè come siamo stati noi dentro questo tema. A piacere. In certe situazioni come questa, come incondirsi, per fare un esempio, ma come in altre, mi sento innamorato, perché provo, sento un'energia scorrere attraverso di me, che è quella che è personalmente la benzina che mi tiene acceso. Mi ritrovo a tavola con due persone con cui in passato ho parlato di amore e tutte e due queste persone mi hanno dato una definizione. La prima per quella di Paolo, che mi Paradiso disse sulla terra. che nella vita di un uomo, visto che la vita è una, voleva darsi la possibilità di conoscere almeno un'altra persona oltre a se stesso, in contrapposizione una definizione che mi diede Renato, dicendomi appunto che amore consisteva proprio nel legittimare un altro a far parte della propria vita. Per quanto sembrino in contrapposizione, perché appunto uno è verso l'altro e l'altro è verso se stesso, penso che siano assolutamente, ovviamente, complementari. È bello che queste due cose siano state sprigionate da questa serata. Non so cosa dire. Per me è stata una grandissima cosa il fatto di poter dire no, dato che io partivo dal presupposto che l'amore non l'ho capito. Ho avuto un insegnante alle elementari che mi ha cresciuta dicendo che se una cosa non la sai spiegare allora non l'hai capita. Però per me appunto sono uscite tante cose che ho condiviso, che l'amore principalmente è condividere, dare se stessi, è un rapporto di benefici di qualunque genere. Traggo benefici insomma da questo, mi sento più arricchita. Ah, beh, sono arrivato tardissimo. Una sensazione anche appunto di ritorno a qualcosa che avevo già vissuto e anche subito un'immersione in una serie di stimoli e quella curiosità di cui parlavate. Quindi mi chiedo, visto che queste sono le cose che ho trovato e che forse desideravo trovare, se non sono anche le cose che a un grado diverso, a livello diverso, certo anche nelle relazioni più intense. E so che l'altro che amo, che mi mette sempre in gioco questa domanda, che cosa vale la pena? Perché in qualche modo poi, alla fine, in questa domanda sono in gioco io, me stesso. Forse l'amore di sé, no? Prendermi cura di me stesso, ecco. Però lo devo all'altro, non posso fare meno. E l'altro può corrispondermi Io mi sono sentita molto bene, in realtà mi sento molto inesperta, quindi domani avrò una giornata piena di pensieri, cioè sono cose che veramente vorrei approfondire, non so, non ho un gran finale. L'amore è qualcosa che capita e non si spiega esattamente che cosa succede quando ci si innamora a 4 anni. Quella è la fase dell'innamoramento. Quella è la parte facile, bella e immediata. Comunque, in qualunque forma d'amore c'è una parte di morte e anche poi eventualmente di rinascita. Quindi un po' così la mia augurio a questa tavola è di perseverare. Anche laddove poi si incontra la morte, nella dimensione amorosa, la lotta e la dimensione del conflitto,
perseverare, perché c'è una complessità nella vita e anche nell'amore, per cui bisogna essere innamorati dell'amore, volerlo. Quello che, tra virgolette, mi è piaciuto e non piaciuto allo stesso momento, che più che parlare di amore si è respirato amore, nel senso che non abbiamo avuto proprio il classico approccio, tra virgolette, accademico, ma e sembrava quasi che tutti avessimo paura di esporci troppo. In generale qualcosa è rimasto, qualcosa che forse è ancora più potente perché è una domanda che rimane lì ed è lo spunto per una riflessione. E niente, per concludere mi viene in mente una frase di un film che, vabbè, io ho amato molto, che si chiama Qualcosa è cambiato, sì, di questo pazzo compulsivo-ossessivo. Sì, compulsivo-ossessivo, che quest'uomo in realtà è uno scrittore di romanzi romantici. E a un certo punto lui si è innamorato di questa cameriera, sono a cena e lei gli dice fammi un complimento. E lui dice da quando ci conosciamo ho cominciato a prendere le mie medicine. E lei dice ma questo non è un complimento, e lui dice fammi finire, tu mi spingi ad essere una persona migliore. E quindi diciamo che vabbè, la mia prima visione di vedere l'essenza e mostrare agli altri il meglio di sé. Io questa serata ho partecipato più in modo forse troppo egoistico, perché rimanendo ad ascoltare ho notato un giovamento solo per me e ho preso senza dare, forse. La mia partecipazione è stata un po' stroncata sul nascere per un pensiero nuovo che è arrivato subito all'inizio, dal primo intervento di Renato, che mi diceva l'amore sai già cos'è, e io ne ho tratto la conseguenza. Non è necessario definirlo. Cioè, tutto quello che abbiamo cercato di dare erano attributi dell'amore, definizione, intorni dell'amore, cosa che c'ha in qualche modo a che fare, ma secondo me non lo è davvero. Quindi per non dire qualcosa che secondo me non lo era davvero, alla fine non ho partecipato, forse. Quello che sto pensando adesso è che io quando faccio dei convegni apro sempre con una battuta. Vabbè, è un po' nella mia anima ciullaresca. Quello che trovo davvero difficile nei convegni, nei dibattiti, è entrare in una condivisione, ok? Molte volte i dibattiti di filosofia, di politica, eccetera, sono asettici, cioè uno conformato, no, io misero, però uno conformato come vorrei, come tento arrivare conformato io, parla, però va a casa un po' vuoto, perché non capisce se accolto o non accolto, e questo è un problema etico. In una conversazione ci si trova. Parlare dell'amore è davvero complicato. Noi abbiamo visto iniziare da un presupposto, cioè l'amore, e parlare di tutt'altro, ma straordinariamente è straordinario ad affare con l'amore. È fichissimo, no? Si può dire, sì, è fichissimo. Questo è l'amore. Il problema oggi di internet e di quella è tutto ciò che è essere media, cioè proprio come mezzo di comunicazione, è proprio che sei un mezzo e non un fine. Credo che stasera siamo stati mezzo e fine, ed è bellissimo. Tre successo, dico il mio grazie. Sì. Così. Ma tu l'hai detto all'inizio? No, io lo dico adesso. Ah, perché doveva fare l'ultimo, capito? Tu hai espresso uno stato, uno psicologo direbbe uno stato mentale, ma la parola secondo me è ottima, cioè il senso di vuoto che a volte rimane quando incontriamo le persone, no? E questo secondo me può essere visto in due modi. O un vuoto che ci spaventa e che ci fa sentire soli in un modo cosmico, o può essere una grande opportunità, come quel bicchiere che è vuoto ma adesso è stato riempito, no? Quindi hai detto una cosa bella, perché hai detto qua stasera siamo riusciti a fare qualcosa di importante, cioè rovesciare il bicchiere.